Una stanza immersiva di 12 metri di profondità, 6 di larghezza e 3 di altezza. In totale 162 metri quadri di animazione ed effetti, supportati da un impianto audio altamente performante. A Mottola, in provincia di Taranto, arriva un progetto inedito e sperimentale che racconta la storia e il martirio di Thomas Becket attraverso l'unico testimone oculare del suo assassinio. E quest'anno abbiamo voluto dare una importanza particolare sia per questo anniversario, sia perché abbiamo avuto la fortuna di mantenere i collegamenti con Canterbury. Questo ci onora e dà rilievo alla figura di Tommaso qui all'interno della nostra città. Grazie alle più innovative tecnologie di produzione audio-video, con l'applicazione di tutte le prescrizioni del DPCM legate al Covid, sarà possibile vivere in prima persona un percorso multisensoriale legato alla figura di colui che fu arcivescovo di Canterbury e patrono della cittadina pugliese. È stato necessario uno studio abbastanza approfondito. Pensate che i testi che vengono detti qui sono testi rigorosamente datati fra il 1170 e il 1260 circa. Abbiamo investito molto in questa realizzazione di questo progetto. Noi volevamo da sempre valorizzare la figura del Santo Patrono, questa è per noi l'occasione per poter far conoscere a tanti il percorso e la vita di questo santo. Ma diciamo che quest'anno abbiamo dovuto fare i conti con l'emergenza pandemica in atto, quindi ed è chiaro che abbiamo dovuto cercare comunque di non far passare inosservato questa manifestazione legata al culto del nostro Santo Patrono. Allo stesso tempo quindi abbiamo dovuto però calarlo in un contesto emergenziale che stiamo vivendo, e quindi è chiaro che in questo periodo storico abbiamo attraverso l'uso del digitale, quindi abbiamo cercato di intraprendere questo percorso diverso rispetto a quello degli altri anni, cercando comunque di rappresentare e rievocare quella che è stata la nostra figura del santo.